In estrema sintesi, Manlio già ha accennato quelli che saranno indicati successivamente come punti che saranno oggetto delle azioni di miglioramento. Per quanto riguarda, ma questo lo approfondiremo in chiusura, nelle azioni, nell'indicazione per l'amministrazione, il discorso della valutazione dovrà tener conto del contesto che ha visto effettivamente destinatari concreti della valutazione, non le persone che ne hanno manifestato le maggiori perplessità, perché in realtà oggetto di valutazione effettiva sono stati solo il personale dirigente. Però ci soffermeremo su questi punti nell'intervento conclusivo delle indicazioni di miglioramento per l'amministrazione. Prego, professoressa. Allora, come si fa? Così? No. Così però. Ah, ecco, benissimo. Allora, niente. Ecco. Allora, intanto grazie di questo invito. Io riconfermo sia a De Bernardis che alla Porta, direttore generale, presidente, anzi presidente e direttore generale. La disponibilità naturalmente a lavorare, perché il felice incontro con Maria è stato propedeutico per poi, come posso dire, calare questa esperienza rispetto a un percorso molto tortuoso, che dall'anno scorso ad oggi è stato in una qualche maniera il nostro. Coloro che lavorano nelle pubbliche amministrazioni coinvolti in questa, come posso dire, rivoluzione. Ascoltavo con grande, come posso dire, interesse l'intervento così politico del presidente, così politico dell'amministratore delegato e così tecnico sia del dottore che avevo già conosciuto che del professore, professore credo perché ho sentito che aveva una terminologia di addetti ai lavori molto cattedratica. Come, vabbè, comunque va bene, perché io quando devo, come posso dire, trasmettere ai miei alunni, visto che io insegno diritto del lavoro, faccio le stesse identiche, come posso dire, strategie, adotto le stesse strategie. Per cui io, devo dire la verità, ho preparato una relazione come al solito, perché come noi, ecco, noi, quindi l'ho già data a Maria, però la rivoluziono completamente perché. Se io avessi avuto, lo dico questo per il proseguio dei nostri rapporti, visto che il direttore generale mi ha detto proseguiamo e collaboriamo, per il proseguio dei nostri rapporti, avere il materiale prima significa fare di necessità virtù quello che ti dicono i capi, ma però avere un minimo di idea di cosa vai ad ascoltare per portare un contributo, perché sennò diventa sempre e solo dei convegni nel quale poi mancano gli interlocutori primari. Io mi ringrazio di questa attenzione e presenza mentre porto il mio contributo, e però devo dire che chi è quindi il vertice, diciamo, dell'ISPRA dovrebbe in una qualche maniera dedicare mezza giornata di attenzione ascoltando non solo lo studio che è stato fatto sui vostri 800 risposte, che io già reputo già significative queste 800 risposte, ma sui 104 consigli, istruzioni per l'uso che sono state individuate e su invece quello che è la fotografia dell'ente, che è una fotografia non diversa dagli altri enti, attenzione, non diversa, perché se io vado al CNR, se io vado come mi è successo, il CNEL poi non ne parliamo adesso che lo hanno in una qualche maniera massacrato, quindi se io vado in giro, come vado in giro, invitata ad ascoltare quello che è stato il percorso faticoso fatto dagli OIV e dai CUG. E ringrazio la dottoressa della Lombardia che prima mi ha detto: meno male che avete fatto questa legge. È vero, abbiamo fatto questa legge e abbiamo cercato di razionalizzare gli organismi di parità, però devo anche dire che questa legge fa una fatica terribile ad andare avanti. Intanto perché a livello nazionale abbiamo avuto un cambio
di interlocutore ministeriale talmente veloce che non hanno neanche capito spesso dove erano e cosa dovevano fare i ministri. Nel senso che io ho cominciato a lavorare con, come posso dire, tanti anni fa, con Nicolais della pubblica amministrazione, stiamo guardando molto indietro, e ho visto vari ministri occuparsi della materia della riforma della pubblica amministrazione fino ad arrivare al 150 e quindi con Brunetta, e aver messo in pista questa, raccogliendo anche la, diciamo, il collegato al lavoro e quindi la modifica dell'articolo 21, che ha introdotto appunto questa, come posso dire, nuova razionalizzazione degli organismi di parità, che io mi auguravo fosse fatto anche nel privato e negli altri ministeri, perché questa confusione, oggi voi mi chiedete di parlare di razionalizzazione e riorganizzazione degli organismi di parità, questa confusione totale che c'è nel chi fa che cosa e chi rappresenta chi, e questa medaglietta che danno sistematicamente agli organismi di parità: io vi do una sede, un posto, vi metto dentro una legge e poi vi do anche dei compiti come quello di oggi, però poi io non ascolto, vertice della pubblica amministrazione, io non ti ascolto, ti premio, ci metto i soldini, premio i ricercatori che comunque utilizzano risorse pubbliche per fare i questionari. E il mio percorso, lo devo dire con grande franchezza, è stato di incontro immediato con la Civite, di una confusione totale, per esempio per quella che era la messa a punto delle delibere della Civite. Io mi sono trovato in un momento nel quale il professor Inna, Luciano Inna, mi chiede a me come doveva lui individuare i criteri per la valutazione della performance di genere, sapendo che io a gamba tesa ero entrata nella Brunetta chiedendo che la valutazione della performance fosse fatta anche in dimensione di genere. Per cui questa, diciamo, la delibera 22 non ha fatto grandi cose, ha preso un po' di intuizioni che noi avevamo come Ministero del Lavoro, felicemente, perché io devo dire che quando io ho lavorato con Sacconi, ho lavorato con Fornero, ho lavorato con Giovannini, che prima qui veniva richiamato come colui che ha preso il volo per diventare ministro partendo dall'Istat. E devo dire che la verità è che la confusione normativa ripetitiva, barocca, che ogni ministro ha voluto porre in questa stagione, nella quale tutti invocano le riforme, la semplificazione, è veramente una cosa ancora molto complicata, ed è in itinere, perché in questo momento, scusatemi, ma il problema delle audizioni in commissione Senato ce l'abbiamo tutti, ci ascoltano. Io ho avuto la commissione Senato l'altro giorno sulla delega alla riforma, diciamo, degli ammortizzatori sociali, la riforma di quello che sarà il mercato del lavoro, i regimi contrattuali e se volete anche le pari opportunità, quindi le politiche di pari opportunità nell'accezione più ampia, però non solo tra uomini e donne. Quindi anche noi siamo andati alle audizioni, abbiamo dato i nostri suggerimenti di contenuto, perché quando abbiamo fatto l'incontro con la Civite, e allora c'era ancora il dottore, con Bianconi e il presidente, dicemmo, ma poi c'è stato tutto il trambusto estivo, Civite sì, si tiene la trasparenza, cosa si tiene la Civite, cosa va all'ANAC, cioè, ecco, magnifico. Quindi noi saremo in un contesto nel quale facciamo tesoro delle risorse spese in questa fotografia molto lucida e anche molto, come posso dire, verace, scusatemi la parola, ma è così, per cui non nascondiamoci il malessere, o comunque non diciamo che non c'è, come posso dire, la percezione, anche questa parola secondo me è assurda, perché non si percepisce, si sente sulla propria pelle, lo si sente dentro, il malessere perché c'è molta confusione e c'è naturalmente il desiderio che il tuo lavoro
sia utile, non necessario, indispensabile, ma utile per andare a casa la sera e avere un minimo di soddisfazione. Allora, io credo che questa indagine vostra oggi vi consegni, come posso dire, dei suggerimenti che avrei voluto che ci fossero qua i direttori, soprattutto il direttore generale, perché il presidente ha fatto delle raccomandazioni che io capisco, sono le stesse raccomandazioni che faccio io al mio ministero, perché anch'io ho fatto l'indagine sul benessere organizzativo. L'abbiamo fatto ancora prima che venisse fuori il, diciamo, il modello vostro. E l'abbiamo fatto con la presunzione, diciamo, di poter essere abbastanza significativi rispetto a un ministero che è un grande, enorme ministero, dove naturalmente la dirigenza è molto, come posso dire, presente, mentre i ministri vanno, i dirigenti rimangono. Quindi altra cosa da tenere sempre presente. I dirigenti rimangono e i dirigenti sono la continuità. E i dirigenti, però, se non hanno ben compreso o non hanno l'indirizzo politico da quelli che sono i ministri, è chiaro che si muovono in maniera autoreferenziale, quindi ognuno a cascata ha una specie di spezzatino, di insalata russa, quindi alla fine il problema di darsi una, come posso dire, una rappresentanza a sistema, come chiedeva, invocava il presidente, è chiaro che questo dà un taglio netto a quelle che sono le discrezionalità che purtroppo invece vivono nel decentramento delle funzioni, la discrezionalità e quindi, come posso dire, l'autoreferenzialità delle varie strutture, se non c'è un organismo politico che chiarisce ai ricercatori che fanno ricerca, ma devono fare ricerca non per se stessi, ma per l'azienda per cui lavorano, perché se no ogni ricercatore esprime le sue opinioni e naturalmente viene fuori un caos totale. Allora, in un ente come il vostro, che è soggetto a razionalizzazione, che è soggetto a, come posso dire, a tagli, perché diciamocele queste cose, sul versante del... Sì, cioè normale, cioè a questo punto, sul versante della efficienza e sul versante della produttività, quando parliamo di valutazione delle performance, dobbiamo cercare di aver chiaro quali sono i criteri di valutazione delle performance e di condividere, ecco perché lo sforzo che ha fatto l'OIV e il CUG insieme in questi anni è prezioso, prezioso. E io se vado a vedere, ne vedo pochissimi di CUG che hanno fatto questo sforzo insieme agli OIV, perché gli OIV fanno un percorso e i CUG ne fanno un altro, mentre invece non solo la norma e quindi la Brunetta per dirci ci diceva che bisognava che collaborassimo, ma le indicazioni, come posso dire, a cascata, che sono poi venute dalle varie direttive, ci avrebbero dovuto suggerire questa, diciamo, questa strategia da adottare, perché ci semplificava anche e soprattutto ci corresponsabilizzava e soprattutto ci metteva in grado di scegliere in maniera consapevole quali erano i criteri di riferimento per la programmazione della performance, l'individuazione degli obiettivi e quindi la valutazione della performance, che in dimensione di genere non è stata fatta. Allora cosa abbiamo fatto noi dentro al Ministero del Lavoro? Mi ha chiamato il Ministro, mi ha chiamato il Direttore Generale della BIPLO, che è la Direzione Generale del Personale, mi ha detto: cara servidori, mi formi per favore i miei dirigenti di prima e seconda fascia? Perché sulle pari opportunità e sulla valutazione della performance di genere abbiamo bisogno di, in poche ore e non in 800 ore, 500 ore, in poche ore, alias 16 ore, più mi hanno messo vicino la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, 4 ore di un grande comunicatore, che però non c'entrava niente con le pari opportunità, per cui siamo arrivati a fare un corso ottimo,
Ottimo, perché chiaramente le persone che hanno fatto il corso e abbiamo formato i formatori, i quali formatori affiancano adesso i dirigenti per la valutazione di performance in dimensione di genere. Uno schema molto pulito che io avevo suggerito di adottare anche alla Bianconi, nonché il presidente della Civit, e che la presidente e che è andato a finire nel dimenticatoio, penso, ma almeno l'obiettivo di formare i nostri dirigenti dandogli riferimenti per la valutazione delle performance in dimensione di genere in una ente come il vostro, che è alla maggioranza donne, ma anche il Ministero del Lavoro alla maggioranza donne, anche il Ministero del Lavoro alla maggioranza donne. La questione del benessere organizzativo, della possibile, come posso dire, conciliazione e della produttività e della, come posso dire, coinvolgimento o comunque di una condivisione di alcune, anche, come posso dire, piccole modifiche organizzatorie, uscendo dallo schema della rigidità dei sindacati, che spesso ci hanno ingabbiato, ci hanno ingessato dentro a una politica, diciamo, decentrata della struttura, che se non mettevi mano all'accordo con i sindacati era inamovibile. Allora, assumendosi la responsabilità, alcuni orari di flessibilità, alcune convenzioni, per esempio, con il territorio, alcune, come posso dire, modalità che non erano sicuramente paragonabili al, come posso dire, maggiordomo aziendale della Luxottica, ma che però poteva essere adottato anche dentro il Ministero del Lavoro per agevolare il, diciamo, la flessibilità lavorativa e quindi fare in modo che si potesse tenere conto anche dei carichi di lavoro che avevano i vari colleghi e le varie colleghe nella valutazione della performance, perché questa è la verità. Questa, allora, le persone sono in carne ed ossa e quindi hanno chiaramente una serie di, come posso dire, vite diverse. Ecco che allora a questo punto il discorso vostro è quello, naturalmente, di pretendere, secondo il mio parere, poi vi ripeto, i suggerimenti per la, come posso dire, la questione, la valutazione delle performance di genere e la lettera che ho mandato non più tardi di 4 giorni fa a Renzi, a Madia e a Poletti, ve l'ho allegata, perché chiedono tutti a me come io razionalizzerei gli organismi di parità. Abbiamo una marea incredibile di organismi di parità, abbiamo uno spezzettamento delle risorse, abbiamo una diversità di trattamento, mentre nella pubblica amministrazione abbiamo i CUG, nel lavoro privato non ci sono i CUG, quindi ci sono le commissioni, i comitati anti-mobbing, c'è di tutto e di più, quindi abbiamo un dipartimento pari opportunità che non, in una qualche maniera, non fa da coordinamento, nonostante la legge, quindi il codice di parità gliel'ha consegnato la Presidenza del Consiglio attraverso il codice di parità e quindi il 198, il compito di coordinare gli organismi di parità. Quindi è chiaro che noi abbiamo bisogno di un coordinamento, perché anche negli strumenti che si adottano in organismi complessi come il vostro e che dovrebbero essere, come posso dire, la carta d'identità proprio per la specificità del vostro mandato, del vostro ruolo, no? Di un paese civile, di un paese attento, di un paese che in una qualche maniera fa dell'ambiente, della qualità della vita, del benessere organizzativo. È come quando parliamo degli esodati e non andiamo a pensare invece ai dipendenti, agli ispettori del lavoro del Ministero del Lavoro, ai quali è stato tagliato le missioni, è stata tagliata la benzina per andare a fare le ispezioni, vengono prese a botte, perché in questo momento, quando lo chiedono alle aziende di regolarizzare il lavoro nero, vengono menati. E allora voi capite che quando si parla di lavoratori esterni ed interni e che compongono comunque la vostra azienda, il vostro ente, è chiaro che voi dovete in una qualche maniera cercare di ottimizzare quello che vi è stato consegnato oggi,
assumere una responsabilità maggiore di quello che non è stato fatto fino adesso, perché io mi auguro che qualsiasi, come posso dire, rivoluzione, razionalizzazione e di un ente come il vostro, che abbia un'identità, che abbia una compartecipazione, da quello che ho capito del Presidente, non si può pensare di avere una sovranità nazionale. Ho già capito che le cose qui sono già cambiate, quindi non è che ognuno ha una sovranità da difendere, dovrà essere, come posso dire, generoso e accogliere una partecipazione in una riformulazione di quelli che saranno, come posso dire, gli obiettivi per razionalizzare la spesa pubblica, per cui su alcune, come posso dire, alcune abitudini, alcune strutture che abbiamo, non c'è più spazio, non c'è più spazio per ricerche, per esempio, per indagini, per convegni, cioè non è solo questo, è un problema proprio ormai di dire, ne abbiamo fatte moltissime, abbiamo moltissimo capitale di ricerche, di studi, intanto il mondo è cambiato, il mercato del lavoro è cambiato, la spesa pubblica va in una qualche maniera tagliata perché così siamo già fuori, e quindi è chiaro che l'intervento del Presidente, del Direttore Generale, dice, voi mi avete, il Direttore Generale, mi avete riconfermato la fiducia, il Presidente dice, io sono il Presidente di un organismo che comunque andrà comunque, come posso dire, rivisto nelle sue funzioni, nelle sue strategie, vi chiedo di collaborare, perché è lo stesso problema che ho io, nel senso che ognuno, ogni persona che è investita di un ruolo viaggia per i fatti suoi, quindi le strutture regionali viaggiano per i fatti loro, le strutture provinciali viaggiano per i fatti loro, cioè, ed è una dispersione, anche perché si fa una gran fatica a dare un'identità al ruolo. Se tu hai un'identità e hai un ruolo che è utile, non indispensabile, necessario, utile al bene comune, è chiaro che in questo momento devi dimostrare che tu fornisci, come posso dire, un elemento di aiuto, di crescita e di, come posso dire, di anche sviluppo, perché questo è un paese nel quale evidentemente, se ascoltiamo i ricercatori che si lamentano perché non sono stati, se guardiamo le linee guida del MIUR, se guardiamo le linee guida dell'economia, quante volte noi come Ministero del Lavoro ci troviamo ad aver stanziato risorse per quella cassa integrazione, quel blocco di lavoratori, arriva l'economia e c'è l'Italia dalla mattina alla sera. Quindi è evidente che poi tu puoi ha avuto l'ordine dall'economia di tagliare sul personale. Quindi, se parliamo di pari opportunità, se parliamo di benessere organizzativo, se parliamo di questionari, se parliamo di valutazione delle performance, io chiedo, e poi penso, purtroppo non riesco a ascoltarlo il collega, ma mi auguro che ci sia, come posso dire, una convergenza tra chi ha come ruolo istituzionale di dare degli elementi, anche dei criteri semplici, semplici, di facile comprensione, di facile misurazione alle persone in carne ed ossa, per la valutazione della performance, e quindi in qualche maniera riconoscere, ecco, che questi sono momenti anche importanti per i propri, per le proprie, per le persone di quell'ente, e che ognuno la smetta di lavorare per i fatti suoi, cioè in maniera separata, perché questo modo di lavorare è incomprensibile ormai, è inaccettabile, perché ha prodotto dei mostri. Ha prodotto dei mostri nel fatto che diciamo, la fotografia, quello che è l'identità sia di una pubblica amministrazione che di enti che sono comunque collegate alla pubblica amministrazione, viene vissuta dall'esterno in un momento di grande difficoltà economica come enti che in una qualche maniera non hanno un ordine, non hanno un collegamento, non hanno un'armonia tra di loro, reciprocamente non si aiutano a sostenere un percorso nel quale noi abbiamo in questo momento chi comunque provvederà a razionalizzare la spesa. Allora, meglio essere consapevoli, meglio capire prima, condividere. È stato bello, ma non è più quello. Questa è la cosa da dire adesso alle persone in carne ed ossa.
non c'è più possibile fare convegni, bisogna fare e razionalizzare e ottimizzare molto di più le giornate di studio, consegnare e pretendere ai nostri dirigenti, come faccio io col ministro, perché io faccio delle grandi anticamere col mio ministro, però poi il mio ministro mi ascolta, perché alla fine gli dai in cambio, come posso dire, materiale utile per cambiare passo. E quindi di fatto il problema vero è che oggi uscite con una fotografia, dei suggerimenti, quello che sarà comunque una contrattazione aziendale prossima vostra, l'avrete, giusto? Per cui penso, immagino, l'avrete? Come? Ecco. Questa per esempio è utilissima, per esempio, capire in materia di salute e sicurezza. Noi abbiamo fatto moltissimo come consigliere di parità e anche questo è tutto sempre sul sito. Come consigliere di parità non solo abbiamo partecipato alla commissione consultiva e abbiamo dato suggerimenti alla conferenza Stato-Regione per cosa immettere dentro i moduli di formazione per le imprese, sia per i capi personali che per gli ADT, per gli operai, per gli operai, per le persone che… Perché la valutazione dello stress lavoro correlato, che è una dimensione del mobbing, sul quale non abbiamo una legislazione, perché abbiamo 49 testi di legge sul mobbing, ma non abbiamo una legislazione, abbiamo delle sentenze, quindi si può solo ricorrere, no? A quel tribunale, a quella sentenza per quel territorio, ma non fa giurisprudenza a 360 gradi. Quindi anche la partita del mobbing è delicatissima, perché ha un'impostazione civilistica, ma dovrebbe andare sul penale, ammesso che la legge sulla trasparenza, che abbiamo avuto di recente, che ci dobbiamo comunque in una qualche maniera gestire strada facendo, la legge sulla trasparenza, non dia assicurazione a chi coraggiosamente si assume la responsabilità di denunciare quella, diciamo, quello scorretto comportamento, sia tutelato, perché tu non trovi mai nessuno che ti affianca nel momento in cui tu osi denunciare un comportamento scorretto, o comunque ancora di più rispetto alle vicende che oggi viviamo, che ci svegliamo la mattina con… E andiamo a vedere chi dei colleghi con cui lavoriamo è stato rinviato a giudizio, cioè siamo a un livello ormai di, come posso dire, di paura, paura. Allora, io vi chiedo solo questo, vi chiedo e do la mia disponibilità a fare un percorso insieme con Maria, che Maria è la preziosa, la nuova presidente, la presidente Roivic, che comunque non guardi presidente ex. Non si va mai in pensione, cioè avanti i giovani, ma i bravi maestri, quelli che hanno un'impostazione non troppo verbosa, ma sintetica, essenziale, che può dare, sono sempre fondamentali. Come dico con alcune mie consigliere, noi non le mandiamo in pensione, le teniamo, facciamo come i cricetti, le mettiamo dentro alla gabbietta, perché alcune brave persone abbiamo bisogno di averle, e ci sono persone che hanno una visione e una esperienza straordinaria. Quindi questo CUG è nato perché l'ha voluto Maria, ha trovato il consenso con una serie di colleghi e colleghe. Questo IV ha funzionato ed è stato uno dei pochi che ha dato la valutazione delle performance in tempo reale e non l'anno dopo, nonostante eravamo indietro di un anno. È vero, dottoressa? Sempre per queste cose. È vero, professore? Ecco, quindi, allora, diciamo che se vogliamo impostare un lavoro con anche… l'organismo che cambierà, dice il dottore, ma adesso aspetteremo, vedremo, tanto noi facciamo di necessità virtù, possiamo andare avanti, sì, infatti, sì, infatti non si sa, no, a me hanno detto il 17, sì, me l'hanno detto ieri sera perché mi hanno detto appunto che il 17, comunque va bene, 13-17, ore, ecco, impostiamo insieme dei percorsi che ci possono aiutare, perché io mi occupo di pari opportunità, ma mi occupo anche di discriminazione sul lavoro, di salute e sicurezza, importantissimo, di trasparenza, per cui chiaramente,
naturalmente di organizzazione del lavoro, nell'accezione nella quale se noi pensiamo di poter organizzare il lavoro in maniera tale da poter conciliare, come posso dire, tempo di vita e tempo di lavoro con piccole modifiche che consentano però di essere più produttivi e di essere, come posso dire, maschi e femmine. Il suggerimento che ho dato in questo momento, per esempio, ed è andato e sta andando in delega, è quello di, per le aziende private, usare la bilateralità o il fondo di produttività per essere di sostegno al reddito, il premio di produttività per essere di sostegno al reddito a quei lavoratori, a quelle lavoratrici che hanno bisogno di maggiori permessi rispetto a quello che prevede la norma per i congedi parentali. È una delle iniziative che può aiutare in questo momento, perché la bilateralità in alcune aziende è solo usata solo per la formazione, quando invece il congedo parentale è un'emergenza, congedo per stare dietro ai propri figli, ai propri nonni, ai propri genitori, cioè voglio dire, è una delle emergenze. E allora le aziende non gli puoi chiedere di mettere fuori più soldi e devi usare naturalmente quei fondi che già esistono. E l'altra cosa è il fondo, la famoso diciamo articolo 8 di quella legge che 3 agosti fa ha portato tanta confusione, che era appunto il salario di produttività. Quelle aziende che applicano orari di lavoro e organizzazione del lavoro diversa, ma che consenta alle persone una flessibilità, hanno esenzione, aiuti, diciamo, in termini fiscali, e quest'anno è stato stanziato la bellezza di 850 milioni per questo. Quindi sono tutti modelli organizzatori che hanno anche naturalmente dei riferimenti economici che in questo momento bisogna conoscere. Allora, la conoscenza è data anche dal fatto che una persona deve sapere cosa c'è in pista, deve capire quali sono le norme che regolano comunque il welfare aziendale, che regolano comunque il mercato del lavoro, che regolano comunque questo momento di transizione di un processo che andrà sempre di più a razionalizzarsi, perché ricordatevi che i contratti a termine e l'apprendistato saranno in queste ore materia di delega, come lo è appunto in Commissione Senato, e introdurrà delle modifiche per le quali ci si augura che una certa, come posso dire, dinamica del mercato del lavoro si possa rimettere in moto. Ecco, tenendo conto che, e io non so se voi siete stati coinvolti o meno, ma per esempio nella Garanzia Giovani, quel progetto che è partito da un accordo con l'Unione Europea per introdurre attraverso l'apprendistato dei giovani e ha un respiro di un anno e mezzo, va concordato con le regioni i percorsi di inserimento al lavoro. E quindi noi abbiamo bisogno naturalmente di produrre e di affiancare le regioni, perché su alcune materie, appunto, alcuni profili professionali richiesti da alcuni ambiti e sul quale noi non abbiamo l'offerta, perché non abbiamo creato, abbiamo massacrato alcune scuole professionali, abbiamo creato tanti ingegneri e tanti medici, ma pochi tecnici, per esempio, pochi tecnici, dobbiamo aiutare anche a fare questo salto. Quindi è un salto che si cerca di fare sia col ministro Poletti, sia con la ministra, come si chiama, quella del MIUR, che non rimuovo i nomi io, e Gelmini, e Giannini. La carrozza era la precedente. La carrozza. Ma vedete, cioè si fa una gran fatica. Però sono, come posso dire, un lavoro che possiamo fare insieme e tracciare, come posso dire, delle priorità, vedere che cosa possiamo ottimizzare sulla base del lavoro che avete fatto. Scusate, io devo andare veramente perché dovevo intervenire un'ora fa. E di fatto devo correre prendendo la metropolitana e andare verso Via Veneto, dove spero di poter vedere
il ministro per cercare di capire che cosa dobbiamo fare questa settimana, perché tanto noi lavoriamo così, no? Lavoriamo così. E meno male che c'è una prospettiva di lavoro. Grazie, arrivederci. Grazie.